Per cui mi fermo un attimo, ritorneremo ai vostri scatti tra pochissimo. Buongiorno Lia, ben trovata. È una grande gioia per me essere insieme a voi, perché tanti anni fa mia nonna Anna teneva un rapporto epistolare con Padre Pio e quindi dal Trentino vi porto nel cuore. Grazie, grazie a te e io pregherei la regia di darmi un po' più di audio dell'ospite così che possa sentirla bene. Intanto ti rinnovo il ringraziamento ad essere qui con noi stamattina. Il motivo è presto detto: a San Pietro sta rivivendo la terra, come abbiamo letto da una news su Vatican News, attraverso la mostra fotografica Chains. È una mostra che durerà ancora per qualche giorno, se non ricordo male, fino al 27 maggio. Spero di non Fino sbagliarmi. al 27 maggio in Piazza San Pietro, poi sarà al Borgo Laudato Si' a Castel Gandolfo nel mese di giugno e poi girerà per l'Italia. Dunque, abbiamo tempo e modo per poter apprezzare questa mostra, però inizia a raccontarci di cosa si tratta. Ecco, introducici a questo viaggio attraverso queste foto. È il terzo atto, diciamo, di un progetto che si chiama Emozioni per generare il cambiamento. Per cercare di generare quel cambiamento interiore proprio a partire dal profondo del cuore che viene toccato dall'arte. In questo caso sono 24 scatti, 24 pannelli fotografici, che raccontano il cambiamento climatico seguendo le parole di Papa Francesco e la sua interpretazione nella esortazione apostolica Laudate Deo. Qui l'abbiamo raccontata partendo proprio dal Cantico delle Creature, con alcuni scatti che denunciano un po' l'abuso del creato ed altri che cercano di dare una speranza oltre il momento che si sta vivendo, dove il cambiamento climatico è un problema grande. Papa Francesco ci ha portato con l'enciclica Laudato Si' a leggere quasi la Bibbia del creato, a leggere le parole di Dio nel creato e negli esseri umani che fanno parte del creato, quindi questa ecologia integrale. E noi con lui cerchiamo appunto di cogliere questa bellezza e insieme anche la necessità di operare un cambiamento a partire da ognuno di noi. Grazie Lia. Intanto abbiamo anche delle immagini che potremmo utilizzare per renderci maggiormente conto di quanto è stato allestito nel colonnato di Piazza San Pietro, dove appunto la mostra ha preso forma, per un'arte che, come ci dicevi tu, ci auspichiamo tutti, generi un cambiamento sociale, un cambiamento ormai non più rinviabile, di cui abbiamo una necessità impellente dettata proprio dai dati. Non è più una questione di essere pro o contro, più o meno sensibili. Solo qualche istante fa con la collega Maria Pia Picciafuoco, che è dall'altra parte dello studio, ricordavamo che abbiamo già raggiunto l'overshoot day, pur essendo solo poco oltre la metà di maggio. Abbiamo già esaurito tutte le risorse disponibili per quest'anno in Italia. Quindi ecco, siamo veramente fiduciosi che l'arte sia un ulteriore valido supporto a questo tipo di cambiamento. Come sta reagendo il pubblico che sta visitando la mostra, Lia? Tantissime persone stanno andando, intanto c'è stato Papa Francesco che all'Angelus domenica scorsa ne ha parlato e quindi l'abbiamo sentito ancora più vicino. Le persone scrivono, chiedono e la domanda prima è cosa posso fare? Perché chi è titolare che ha una grande azienda che produce scarti sa cosa può fare, ma noi cittadini nella vita di tutti i giorni cosa possiamo fare? E allora lì ci sono tante piccole azioni che possiamo fare. Per esempio, una delle foto degli scatti della mostra l'abbiamo fatta in Amazzonia, dove stiamo aiutando le donne di una popolazione indigena a coltivare le erbe tradizionali per mantenere la biodiversità.
Quindi anche noi possiamo seguire chi ha la possibilità di fare un orto, non usi diserbanti, per esempio, è più faticoso strappare le erbacce, ma non usare diserbanti, calcolare l'uso dell'acqua, la corrente elettrica, gli spostamenti. Quando ci muoviamo anche per fare le foto, facciamo dei progetti di compensazione di CO2 cercando di sostenere le suore della provvidenza in Thailandia con un monaco buddista che piantano alberi al posto di piantagioni di oppio. E poi ancora nel Bangladesh le grandi alluvioni portano via la casa e le capanne a migliaia di persone poverissime e con loro cerchiamo di fare dei progetti proprio per riuscire a costruire le case in luoghi più sicuri. Però c'è bisogno, assoluto bisogno di tutti per questo. Per esempio, quando compriamo un vestito, quanto ci dura? Perché ogni vestito costa tantissimo in termini ambientali, per esempio, e quindi cerchiamo magari di usarlo e utilizzarlo più volte. La raccolta differenziata dei rifiuti è un'altra cosa che possiamo fare. Gli spettatori, questa è la prima domanda che fanno, e l'altra ci chiedono di sapere di più sulle fotografie. E quindi da domani sulle singole foto ci sarà un QR code per cui si potrà andare ad avere più informazioni dei fotografi, perché sono fotografi che vengono da tutte le parti del mondo. C'è Nese Ari dalla Turchia che ci ha raccontato anche la devastazione del grande terremoto dell'anno scorso. C'è Asafuddaula proprio dal Bangladesh, c'è Francesca Larrain dal Venezuela e poi Raffaele Merler, Sebastiano Rossitto, Ferran Paredes Rubio che è stato con noi in Etiopia proprio dove abbiamo fatto quello scatto, Franco Giovanazzi, Giampaolo Calzà. E abbiamo cercato di raccontare anche proprio questa, per esempio, come la donna qui sta facendo dei vermicelli, una specie di spaghetti che va a vendere poi al mercato, come la terra sostiene e aiuta. E le parole di San Francesco proprio accompagnano questo percorso. Ecco, grazie all'aiuto della regia stiamo vedendo alcuni degli scatti meravigliosi che fanno parte della mostra, come dicevi tu, a cura di fotografi di tutto il mondo. E mentre appunto ci spiegavi l'interazione che c'è col pubblico, pensavo appunto alle tre R che possono salvare il pianeta: ripara, ricicla, riusa. Maria Pia, quanto sono importanti queste azioni nel quotidiano? Sono importantissime, ma c'è anche ricorda che voglio mettere, perché Lia mi ha già capito. Ben trovata dopo tanto tempo. Noi ci siamo conosciute, davvero qui ci vorrebbe la mossa che fanno i ragazzi col cuoricino. Ci siamo, grazie, grazie mille, ricambio. Ci siamo conosciute in un contesto diverso di festival cinematografici, è in corso Cannes, cara Lia, quindi tu che hai creato delle occasioni davvero di pace attraverso la conoscenza. Non posso che chiederti, che cosa stai facendo di concreto. Sono sicura che lo stai facendo per, opporti a queste distruzioni, soprattutto potremmo dire nell'animo tra israeliani e palestinesi. Grazie che mi hai fatto questa domanda. Il tempo vissuto insieme, le esperienze mi portano proprio all'oggi. Sono tornata ieri da Cannes, ero proprio al festival, dove di nuovo, e attraverso gli artisti e il cinema, abbiamo incontrato Hedwa, che è fondatrice con me di Donne di Fede per la Pace proprio a Gerusalemme. E ci siamo rinvigorite nella voglia e nel bisogno di ritrovarsi, di continuare a lavorare, perché la guerra in conflitto anche negli operatori e operatrici di pace fa scendere un velo, pone un po' in uno stato di angoscia. Quindi trovarsi insieme a Khan credo che ha aiutato anche lei e anche le altre persone del gruppo a riprendere la voglia impellente di dialogare e di non affliggerci. Insieme abbiamo organizzato incontri con donne registe iraniane, dagli Stati Uniti, anche dalla Russia, e abbiamo incontrato persone dall'Ucraina e abbiamo cercato, come il nostro cammino attraverso il cinema, di dialogare, di diventare amici, che è il
primo punto per cercare di costruire un dialogo. Io penso che in Israele e Palestina si sia superato ogni limite ed è proprio da qui che dobbiamo partire, sempre Papa Francesco ci accompagna su questo, dalle persone, donne e uomini, insieme, continuiamo. Il prossimo incontro lo faremo in agosto. Verranno persone da varie parti del mondo, da zone in conflitto, lo faremo all'ombra del santuario della Madonna di Pinè in Trentino e speriamo che quello anche possa portare avanti un po' il percorso di pace. E anch'io spero di rivederti, chissà che non possa salire. Intanto, però, visto che arrivi da Cannes, quale film consigli? Adesso dobbiamo ancora vederli tutti, però diciamo che Francis Ford Coppola ha dato ancora uno sguardo in avanti e con mia grande sorpresa si è parlato di serie cinematografiche, di serie televisive e devo dirti che The Chosen è sulla bocca di tutti. Bene, Quindi anche voglio questo. aggiornare i nostri telespettatori su un fatto, cioè che lei ci sta citando un film che ha fatto epoca pochi giorni fa. Non avevamo avuto il tempo, Tony, di parlarne, che è appunto dell'85enne italo-americano, come si sa, Francis Ford Coppola. All'interno di quel megalopolis c'è proprio Shia LaBeouf, che tutti i nostri telespettatori conoscono perché l'hanno visto intervistato qui e hanno visto in tanti ovviamente il film di Abel Ferrara dedicato a Padre Pio, in cui lui è stato un interprete magnifico. Tra l'altro, non so se sai, Lia, del suo percorso di conversione. Shia nel film di Coppola com'è? Tu che l'hai visto? Ma è sempre un grandissimo artista e questo percorso di conversione mi attira tanto. Già gli spettatori lo conoscono, io non ne ero a conoscenza. Ti mando E posso. tutto, ti mando tutto, ti aggiorno. Lo aspetto proprio. A proposito di cambiamenti climatici, qui sta diluviando in modo molto pesante e anche le linee wifi e telefoniche ne risentono. Ho Quindi, se visto. ogni tanto si blocca la linea, è proprio per queste tipo alluvione che ci sta toccando e non era così un tempo, quindi in prima fila anche su questo. Ci siamo ritrovate dunque, è una cosa veramente molto bella. A volte appunto come dire, i nostri percorsi professionali ci portano tante sorprese, questo è importante. Ci sono anche però le ultime notizie. Magari ne approfittiamo per salutare Lia, congedare Lia prima delle ultime notizie. Io, ecco, però nei saluti finali volevo citare anche Marianna, che è la sorella di Lia, che insieme a lei cura la mostra fotografica Change di cui abbiamo parlato. Per cui un Ma caro. Marianna è mia figlia, Penso lei sia è la proprio figlia, Tony. Ah, chiedo la scusa. figlia che tu hai visto piccola. Che io Ed appunto ho conosciuto ragazzina. Leggevo sul comunicato sotto i miei occhi, non c'era una specifica, per cui ecco, non l'avevo immaginato, però ecco, questo ci fa ancora più piacere. Nel salutarvi c'è un grande sentimento di gratitudine per quello che fate e speriamo, ecco, magari di risentirci anche più avanti, visto che la mostra non si ferma qui, come dicevi tu stessa, sarà itinerante, quindi avremo modo magari di seguirla e ti preghiamo di tenerci aggiornata su altre iniziative, progetti che possano essere utili a veicolare messaggi di pace, di speranza e fare dell'arte un fattore generatore di cambiamento sociale, come dicevamo prima. Per cui grazie Lia e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi. Bene, Maria Pia, i tempi tra l'altro ci spingono ad andare in pausa pubblicitaria, però avremo modo per ritrovarci, magari per dare anche qualche altra notizia e aggiornamento. Quindi do la linea alla regia, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Tony, abbiamo pochissima pubblicità, posso far mettere qualcosa? Eh sì, anche perché purtroppo l'ospite successiva non c'è. Non vedo ancora la pubblicità.
come si chiama l'ospite successivo? Non vedo ancora la pubblicità, per cui chiederei alla regia se vogliamo condividere qualche altro scatto da parte del nostro pubblico. In scaletta abbiamo la pubblicità, sì.